vita di tutti i giocatori, sono una cosa che in questi tre momenti ho constatato, e quindi un ringraziamento a loro su tutte le proposte che sono state fatte. Dopo mi ha messo dentro qualcosa, già oggi si è visto a livello pratico qualcosa di diverso di come erano abituati, tutto lì. I segnali sono quelli come ti ho detto, cioè massima partecipazione e disponibilità da loro sulle proposte che sto facendo, e oggi abbiamo visto qualcosa che mi aspettavo, insomma, quindi sono felice per questo test che va di là del risultato, però proprio per le dinamiche che abbiamo provato in questi giorni. Sì, ne ero quasi certo, però mi aspettavo solo il cambio, perché come ti ripeto, quando cioè dopo un esordio si riparte tutti a zero, tutti vogliono dimostrare di essere a disposizione e dare la massima disponibilità, e questo è quello che è successo in questo momento. Sì, è una data storica importante, però vorrei sottolineare che la parte dei giocatori sta vivendo questo momento come un momento di disagio, perché stanno soffrendo anche loro come sta soffrendo tutta la gente di Vicenza, e aspettano un'occasione importante come quella di sabato per dimostrare che meritano questa maglia. Quindi dal mio punto di vista la prestazione e il loro dare il 100%, questo sarà sicuramente. Dopo il risultato è una componente di tanti fattori, però la prestazione è sicuramente la forza. No, è un'idea che avevo, che dal mio punto di vista va a completare le caratteristiche dei giocatori che ho a disposizione. Penso che sia un sistema di gioco che possa dare l'espressione ai giocatori migliore dei modi. No, a parte la risposta quella sul campo, era l'atteggiamento che mi aspettavo, le distanze, quelle dinamiche che avevamo provato in questo breve tempo, che oggi è stato contento, insomma, è stato fatto. Sì, c'è sempre il confronto, penso che il confronto serva anche a capire se dopo viene accettato un certo tipo di discorso. Come ti ripeto, ho visto la massima disponibilità, quando c'è disponibilità il credo dei giocatori dopo diventa tutto più semplice anche proporre certe situazioni. Anche loro dal mio punto di vista hanno avuto un'annata un po' turbolenta per quanto riguarda i cambiamenti tecnici, ma quello che mi interessa è che è una squadra che fuori casa fa i migliori risultati, è una squadra che si copre e riparte, quindi dobbiamo stare molto attenti e concentrati, non lasciare il campo soprattutto.